Eccoci qui, unboxing e recensione di questo prodotto. Tablet marca Link Plus, andiamo subito a vederlo assieme. Notiamo un packaging esterno mediamente curato, lateralmente vi sono le varie certificazioni, tra cui quella FCC ed ACE. Andiamo subito ad aprirlo, vediamo cosa vi è all'interno della confezione. Abbiamo direttamente il tablet avvolto in una piccola pellicola che adesso andremo a posizionare qui. Dopodiché, piccolo foglio illustrativo user manual molto semplificato, caricatore da. Allora, i watt sono segnati lateralmente, eccoli qui. Abbiamo questo caricatore che ci permette comunque 5 volts a 2,22 A e 12 volts a 1,67 A, quindi carica rapida. Cavo USB che direi di buona fattura per ciò che concerne la sua sezione. Estrattore di SIM che in questo caso però ci farà estrarre lo sportellino dove andare a inserire la memoria, quindi la micro SD. Andiamo subito immediatamente a vederlo assieme. Analizziamo prima il tablet. Scocca esterna in materiale metallico, colorazione grigia. Nella parte superiore è presente la piccola fotocamera con flash integrato. Parte posteriore le casse. Sembra avere una buona forma e tra le casse vediamo questi piccoli fori che dovrebbero essere i fori microfonici. Dopodiché attacco ovviamente USB Type-C. Le casse sono da ambo i lati, quindi abbiamo un audio stereo. Come potete vedere, sia left and right, quindi destra o sinistra, superiormente secondo microfono, ed ecco qui lo slot. Andiamo ad aprire lo slot, vediamo assieme. Eccolo qui. Slot per schede micro SD. Non vi è la presenza su questo prodotto di modem 4G o 5G, quindi non ci sono le funzionalità, diciamo, telefoniche o di internet. Bene, internet avviene solamente tramite wireless. Adesso procedo con l'accensione, procedo con i primi test. Ci vediamo nella seconda Eccoci parte. qui, Seconda parte di questa recensione. Allora, parliamo subito di questo prodotto. Ho avuto modo di testarlo, ho eseguito diversi benchmark. Partiamo subito con il dire cosa è equipaggiato, perché abbiamo 8 GB di RAM, 128 GB di memoria. Contestualmente possiamo notare direttamente dalle sue specifiche tecniche come il processore abbia 6 ARM Cortex A55, quindi sono 6 core a basso consumo elettrico e 2 core ARM Cortex A76, quindi a più alto consumo elettrico, quindi più energivora per i carichi un pochino più gravosi. GPU invece, quindi la parte video, è una Mali G57 MC2. Poi ho fatto diversi test anche in lettura e scrittura, le memorie interne lavorano bene, quindi c'è una buona velocità sulle memorie. Essere equipaggiato con 8 GB di RAM ci permette di gestire diversi lavori gravosi, è da dire. Non è comunque altamente indicato per il gaming. Sì, ci permette di giocare a quasi la totalità dei giochi Android presenti, ma non possiamo aspettarci frame rate elevatissimi. Tant'è che ho fatto anche dei benchmark con 3D Mark, diversi benchmark che poi vi metterò gli screen direttamente nelle foto della recensione scritta. Andiamo avanti. Testato ovviamente anche tramite speed test la sua scheda wireless. Che dire, non riesce a raggiungere il gigabit al secondo. Io qui ho delle connessioni davvero ultra veloci, non ci è riuscito, però si attesta a mezzo gigabit, quindi comunque lavora bene. Nonostante io fossi alla distanza giusta per avere alte velocità, l'ho visto un pochino titubante, però lavora, come vi dicevo, bene. È normale perché in tutti i tablet che ho avuto modo di testare ci attestiamo sempre su quelle velocità, bene o male. Dopodiché, schermo a 2K, buona definizione, specialmente quando si va a vedere anche se in streaming un video in 2K, beh, vediamo molto ma molto bene i dettagli. I colori, la corrispondenza dei colori è discreta ma non perfetta, tendono un pochino a virare lievemente
un colore un pochino freddo. Durata della batteria ottima, perché ho fatto subito gli stress test che normalmente atterrano le batterie di qualsiasi tablet. Devo dirvi che non mi è dispiaciuto affatto. Dopodiché, vediamo sempre, per ciò che concerne le sue specifiche tecniche, la fotocamera. Fotocamera invece di un livello medio-basso. Fotocamera che riesce a scattare foto con luci giornaliere, quindi in pieno giorno con luce solare. Quando c'è presenza di luce, buone. In assenza di luce o in una situazione di tramonto o bassa luce, purtroppo non lavora bene, quindi è equiparabile alla fotocamera di un telefono di media bassa fattura. Andiamo avanti sempre a parlare di lui. Destra e sinistra sono presenti ovviamente gli altoparlanti, ma essendo a destra e sinistra ci danno un effetto stereofonico, specialmente quando guardiamo un film, ad esempio, e siamo così. Devo dire, l'audio mi è piaciuto, anche se non è elevatissimo di volume. Cavo di alimentazione USB Type-C, Type-C anche sull'alimentatore, alimentatore ovviamente a carica rapida. Design tutto sommato buono. Cosa non ho gradito di tale design? La cornice nera, perché come vedete la cornice è abbastanza ingombrante, il nero della cornice, ed è una cosa che personalmente a me non piace. Memoria, dicevamo, espandibile tramite micro SD. La cosa che non sono riuscito a trovare tanto e un po' mi dispiace sono gli accessori, perché è un prodotto, diciamo, non molto diffuso, quindi custodie, vetri di protezione dello schermo, sì, si trovano, ma difficilmente, nel senso non c'è l'imbarazzo della scelta. Ecco, il design totale, vedevamo, in metallo, la copertura sulla lente, come potete vedere, non è affatto oleofobica, quindi ogni volta che dovremo andare a scattare una foto, dovremmo ricordarci di pulire la lente. Schermo, ho levato e reinserito al volo questa pellicola per il semplice fatto che lo schermo non siamo di fronte all'ultima tipologia di Gorilla Glass o ad uno schermo che tende a non rigarsi o rigarsi difficilmente. Ha una buona finitura, ma non siamo ad altissimi livelli, quindi è da usare un pochino con accortezza, diciamo, per non andare a rovinarlo. Valutazione finale. Allora, Viro, io personalmente me la sento di dare una valutazione di 4 stelle al prodotto, perché nella sua fascia di prezzo i competitor di marchi blasonati a livello hardware sono fotto. E la presenza di 8 giga di RAM su un tablet lo trasforma da così a così. Processore buono, è un MediaTek G99, quindi che dire, 4 stelle secondo me sono la valutazione giusta. Al momento il prezzo è medio, lievemente alto, ma nella sua fascia diciamo che è buono. Se ovviamente più in qua lo si troverà in offerta anche di un 30-40 euro, secondo me è un acquisto perfetto. È un acquisto perfetto perché a livello, come dicevo prima, hardware lavora davvero davvero bene. Spero di esservi stato utile.